Si sono svegliati con la notizia più brutta stamane i membri della nuova orchestra Scarlatti, direttore e musicisti tutti, quella della scomparsa di un loro compagno, di un loro amico, Giovanni Battista Cutolo. Regna il silenzio sotto le arcate di San Marcellino, al cui primo piano hanno sede gli uffici dell'orchestra giovanile partenopea. Nel cortile i pochi presenti si stringono nel dolore, una sofferenza tanto grande da non avere quasi parole. Il fondatore e direttore della nuova orchestra Scarlatti, Gaetano Russo, ricorda così Giovanni e commenta in questo modo la vicenda. Ho 70 anni, da 30 anni lavoro per i giovani, per far sì che l'orchestra abbia una sua attività. Qualcuno potrebbe dire: e questo è il mio valore? No, questo è il valore sociale. Le orchestre sono quelle che bene descrivono l'andamento di una società, di una comunità. Non si può suonare in orchestra se non si è rispettosi di quello che si fa e di quello che fanno gli altri nel momento in cui si sta facendo. Diversamente non si potrebbe far parte di un'orchestra. Se questa è la strada, è finita. Avremo una società ben diversa. E episodi come questo, che tra l'altro stanno capitando abbastanza spesso, saranno sempre più frequenti. Saremo la vera giungla del futuro, ma non con gli animali, con gli uomini. Questo è quello che ci aspetta se non si inverte. Chi è tenuto ad invertire la rotta? Chiusi i cancelli all'ingresso del Conservatorio San Pietro a Maiella, come quando si è costretti a dire addio a un maestro, perché Giovanni aveva tutto il talento per diventarlo, come testimoniato dal vice direttore del Conservatorio, Gaetano Panariello. Quando abbiamo saputo la notizia siamo sconvolti, ma non soltanto il corpo docente, e gli ausiliari, i collaboratori, gli amministrativi, e il collaboratore al piano che lo ha visto entrare e uscire migliaia di volte dall'aula, che lo ha visto in conservatorio anche quando non era il suo giorno di lezione, i colleghi, gli amici, i compagni, quelli che seguono a fianco a lui in orchestra e che sanno e che sapevano di poter contare su un supporto validissimo. Ecco, noi come conservatorio dobbiamo assolutamente porre le più sentite condoglianze alla famiglia e ai familiari tutti, perché Giovanni era veramente un allievo modello, grandissimo livello. Abbiamo veramente piangiamo una grande scomparsa, abbiamo avuto una grande perdita.